Ciao a tutti, oggi andiamo a realizzare un altro formaggio erborinato, però questa volta con il caglio. In teoria avrei dovuto mostrarvi prima il video di questo e poi quello dell'erborinato senza caglio, però questo sono riuscito a resistere, l'ho fatto stagionare 8 settimane. E qui riuscite a vedere le venature di dove ho fatto i fori, anche di qua. Se voi volete più venature dovete fare più fori. Lì, fa un po' a gusti. Per realizzare questo formaggio ci serviranno naturalmente il caglio, il sale e il latte. Io utilizzerò 5 litri di latte. Prima prendiamo mezzo litro di latte e andiamo a tagliare un pezzo di blue cheese, a metterlo dentro e poi vedrete adesso nel video. Aggiungiamo uno yogurt. E poi con il frullatore di immersione diamo una bella mixata. E adesso andiamo ad aggiungere le nostre muffe ai restanti 4,5 litri di latte e portiamo il tutto a 37 gradi. Raggiunti i 37 gradi, adesso aggiungiamo un cucchiaino di caglio, mescoliamo energicamente per almeno 40 secondi, un minuto, poi fermiamo il moto del latte, copriamo con il coperchio e lo lasciamo fermo, immobile, senza toccare la pentola per un'ora. Adesso, o con un coltello che raggiunga il fondo della nostra pentola, o con il cucchiaio, andiamo a tagliare la cagliata in fette grosse. Poi la copriamo e la lasciamo riposare per un quarto d'ora. Come si nota dal poco siero, e l'avevo già praticamente capito prima quando ho tagliato la cagliata, la mia cagliata non è proprio venuta perfetta. Probabilmente il caglio ha partito il viaggio in volo. Quindi la prossima volta realizzerò il formaggio senza caglio, che mi rimane molto più facile, visto che il caglio che recupero è sempre un disastro. Qui trovate il link per realizzare il formaggio senza caglio. Tornando invece al formaggio che stiamo realizzando, adesso prendete la vostra cagliata, riaccendete il fuoco e la portate a temperatura di 50-55 gradi. Dopo mettete la cagliata nelle fuscelle. Io, se la mia cagliata non si compatta, mi toccherà di nuovo filtrarla con il filtro del caffè. Speriamo non sia necessario. Spegniamo la fiamma e andiamo a mettere la nostra cagliata nelle cestelle. Io utilizzerò delle vaporiere di Vimini che qui vengono utilizzate per cuocere il riso. Naturalmente il siero non lo buttate, potete utilizzarlo al posto dell'acqua sia per fare la pizza che per fare il pane. Raccolta tutta la nostra cagliata, adesso la lasciamo sgocciolare per almeno 3-4 ore a temperatura ambiente, poi andremo a posizionarla in frigo.
Dopo 4 ore la maggior parte del siero è sceso nel contenitore, l'ho tolto già diverse volte. Adesso posizioniamo il nostro formaggio in frigo e domani, quando sarà bello sodo, andiamo a capovolgerlo, a salarlo. E nel giorno seguente passiamo alla salatura. Adesso mettiamo un po' di sale sulla superficie, poi lo capovolgiamo direttamente in un contenitore di plastica che utilizzeremo per la stagionatura. Infatti, il problema maggiore per realizzare questo formaggio, nel mio caso che non ho la cantina e tantomeno una grotta, è dove farlo stagionare. Quindi lo farò stagionare in frigo, visto che fuori ci sono più di 30 gradi. Oggi facciamo solo la salatura, domani andremo a fare i fori, per far sì che all'interno entri l'aria e quindi si vadano a formare queste spettacolari penature verdi o blu. Un pizzico per lato sarà sufficiente. Dopo, naturalmente, lo riposizioniamo nel frigo. Se se ne rompe qualche pezzo, potete sfruttare l'occasione come me per assaggiarlo. Vi posso dire che è già buono così, senza essere stagionato. Dopo 48 ore, scusate, avevo detto il giorno seguente, ma ieri non ho avuto tempo, quindi lo faccio stasera. Prendiamo due stecchini degli spiedini, li mettiamo assieme e andiamo a fare dei fori nel nostro formaggio. Questo permetterà all'aria di entrare nel formaggio e così permetterà alle muffe di svilupparsi. Adesso, per farlo stagionare, la cosa migliore sarebbe metterlo di taglio e ogni tanto farlo ruotare. Ogni 1, 2, 3 giorni, ricordarsi di farlo ruotare poco alla volta. In questa maniera lui stagionerà alla perfezione e l'aria potrà entrare dai fori. Però dovete avere un contenitore abbastanza alto, ma soprattutto lo spazio in frigo, quindi io adesso in questi giorni cercherò di organizzarmi, perché il contenitore che ho mi sa che è un po' bassino. Adesso vado a fare la stessa cosa con l'altro e poi lo posiziono in frigo. Ricordatevi, se li mettete in un contenitore ermetico, ogni tanto di aprirli e fargli prendere un po' di aria. Come potete notare, dopo soltanto 4 giorni, perché sono stati forati, quello chiuso non ermeticamente inizia adesso a diventare verdolino blu, non so se qui lo vedete, qui sul bordo, mentre quello che era chiuso in maniera ermetica ha già fatto la muffa tutto intorno. Adesso io ho fatto lo stesso tipo di formaggio senza caglio e ho recuperato questi contenitori. Quindi andrò a metterne uno di quelli con il caglio e uno di quelli senza caglio insieme. In questa maniera, con questi contenitori, potrò metterli in verticale, così che dove ci sono i fori, il formaggio potrà prendere aria. Ogni tanto dovremo solo andarlo a far ruotare in questa maniera. Purtroppo ci stanno di diametro, ma non ci stanno d'altezza, quindi non li posso mettere assieme. Allora, quelli piccoli andrò a mettere nel contenitore dove c'era questo, mentre gli altri due, ognuno va al suo contenitore e potrò metterli di taglio.
Bene, chiudiamo e posizioniamo tutto nel frigo. Dopo 2 settimane nel contenitore di plastica, il nostro formaggio, come potete vedere, è diventato dello stesso colore del piatto. Quindi le muffe si sono sviluppate dappertutto. Siccome io non voglio che rimanga morbido come la gorgonzola, ma che rimanga un po' più duro, adesso vado a fargli lo stesso procedimento del formaggio, quello semplice. Quindi adesso facciamo un'emulsione con 2 cucchiai di olio di semi, mezzo cucchiaio di aceto e mezzo cucchiaino di sale e poi andiamo a cospargerla tutto attorno. Mi raccomando, occhio a non versare l'olio all'interno dei fori, altrimenti andiamo a compromettere la formazione della muffa interna del formaggio. E adesso, per evitare che l'olio vada nei fori, possiamo tamponare il formaggio con un pezzo di Scottex unto qui nella nostra emulsione. Adesso andrò a fare la stessa cosa con l'altro formaggio, non ve lo mostro perché altrimenti il video viene troppo lungo. Adesso la cosa ideale sarebbe metterlo di taglio in cantina e ogni tanto farlo ruotare. In questa maniera lui riuscirà a stagionare e dai fori le nostre muffe prenderanno l'aria. Se invece come me non avete la cantina, andrò di nuovo a metterlo nel contenitore in frigo perché qui ci sono 30 gradi, quindi si asciugherebbe troppo in fretta. Ricordatevi di girarlo ogni 2 giorni. Quindi adesso lo metto qua e lo metto in frigo. Ci rivediamo tra 2 settimane. Dopo 1 settimana che abbiamo unto il nostro formaggio è tornato bianco, è stato ricoperto dalla muffa bianca, questo solo per metà. La parte superiore è rimasta verde, quindi la situazione non è chiara, anche perché sono lo stesso formaggio, ma questo è rimasto molto più morbido. Alla fine della fiera sono già passate più di 4 settimane, quasi 5, adesso aspetto ancora 1 settimana. E la prossima settimana andrò a tagliarne uno per vedere cosa succede. Non sono sicuro se il formaggio arborinato sia come quelli stagionati o se sia venuta praticamente fuori un'altra gorgonzola. Lo scopriremo quando andremo a tagliare questo che è rimasto un po' più morbido, perché secondo me l'interno è bello cremoso. Probabilmente il mio problema è che io l'ho dovuto stagionare in frigo e quindi probabilmente avrò lo stesso effetto della gorgonzola. Spettacolo. È rimasto bello cremoso, un incrocio tra la gorgonzola e il blue cheese, che di solito è un po' più asciutto. Bene, io vi saluto tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Bello forte come piace a me. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un bel mi piace e guardate gli altri video.